Buonasera cari amici, come state? Eccoci di nuovo tutti insieme per un nuovissimo interattivo. E come vedete c'è la nostra scatola, quindi vuol dire che faremo un nuovo segno zodiacale e vedremo come andranno marzo e aprile. Adesso vediamo quale segno verrà fuori. E per chi è nuovo del canale mi chiamo Perla. Ben trovati a tutti quelli che già mi conoscono e sanno cosa faccio. E niente, non indugiamo e eccomi da voi. E allora, ho messo una musichetta, dice, si chiama Yoga. Quindi un po' fa pensare a questi, quando si fa la ginnastica, no? Che la ginnastica, non la ginnastica, lo yoga è uno sport un po' particolare, no? Quello con la campana è molto, diciamo che lo yoga secondo me è un'attività molto, molto interessante, lo yoga secondo me. E aiuta tanto a rilassarsi. Va bene, allora vediamo di estrarre un altro segno zodiacale. Vediamo a chi tocca, a chi tocca, a chi tocca. Oh, Scorpione! Ed eccoci per tutti quelli dello Scorpione. Allora partiamo da single dello Scorpione. Quindi single sono quelli là dei tarocchi dell'Oceano. Con questa pietra, diciamo, un po' bianca, e questi col cuore trasparente sono i tarocchi dei veggenti dell'oceano. Però parliamo prima dei single, quindi vediamo a marzo-aprile cosa accadrà ai single del canale. Vediamo allora. Quindi vi prendo un po' di carte, queste qua degli unicorni, qualche carta di queste. Prendiamone tre di queste qua. Un pochettino, una, due e tre. Ci abbiniamo una carta di queste qui degli angeli del cuore, che sono belle pure queste. Vediamo una di queste, la mettiamo sopra, uno, due e 3, e in coda queste mettiamo un po' di carte dei tarocchi. Quindi vediamo la situazione, diciamo, da cui veniamo, perché anch'io sono Scorpione single. Quindi vediamo da che situazione veniamo prima. Vediamo. Magari facciamo tre carte ancora. Poi, come siamo messi adesso e cosa si prospetta per il futuro con altre tre carte. Vediamo. Allora, prima vediamo da dove arriviamo, da che situazione arriviamo. Allora, dipaniamo queste. Decidi. È il momento di prendere una decisione chiara su ciò che vuoi. Lassù qualcuno ti ama. Bene. Il re di spade. Sei di coppe. E paggio di bastoni. Allora, probabilmente non tutti, alcuni di noi, diciamo che vengono da una situazione un po' tormentata. Alcuni hanno avuto una relazione amorosa che è finita, può essere anche da un bel po' di tempo, ma di cui si portano addosso ancora lo strascico.
questa persona, questo re di spade, non è stato completamente dimenticato. Alcuni si portano dietro magari un po' lo spettro, per così dire, di questa relazione finita male. Ma non che pensate ancora a questa persona, diciamo che in un qualche modo siete ancora, tra virgolette, perseguitate dal suo fantasma, in un qualche modo dal fantasma di questa relazione finita male, quel po' di amaro in bocca per qualcosa che non è andato bene, no? Può succedere, no? E poi abbiamo questo 6 di coppe che indica appunto dei ricordi che provengono dal passato, no? Questi ricordi. In un qualche modo, recentissimamente, siamo un po' riconciliati con questo passato, con queste cose finite male, ma da poco tempo abbiamo capito che dobbiamo decidere cosa veramente vogliamo e andare verso un nuovo futuro. Lassù qualcuno ci vuole bene e ci ama, gli astri ci sorridono, gli angeli ci vogliono bene, i nostri cari da lassù ci vogliono bene. E diciamo che di recente, nel nostro passato, ci sono arrivate delle notizie inattese. Quindi alcuni di noi sono arrivate delle notizie inattese, ma molto buone, che noi non speravamo. Può anche darsi che riguardano il lavoro, una cosa di lavoro. E quindi noi dobbiamo dimenticare completamente questa relazione con questo re di spade e basta, dimentichiamo. Perché ormai è una cosa che è finita, c'è questo fantasma ancora, ma noi comunque a questa persona non ci pensiamo più. Adesso noi dobbiamo vedere cosa succede nel nostro presente. Allora, vediamo il presente. Cosa c'è nel nostro presente? Vediamo adesso cosa stiamo combinando. Perdona, è il momento di lasciare andare la rabbia e la colpa. Allora, dobbiamo dimenticare le offese che ci hanno fatto i nostri parenti. Ok? Infatti qua dice anche, l'ho detto prima, è il momento di lasciare andare la rabbia e la colpa. Quindi può anche darsi che noi ci siamo sentiti adesso praticamente un po' qualcuno dei nostri parenti, dei nostri amici, dei nostri familiari ha fatto delle cose che non ci sono piaciute, però le carte ci dicono che bisogna perdonare, no? E dimenticare anche il senso di colpa, perché tu magari prima te la prendi però poi senti in colpa perché te la sei preso, no? Perché nella vita succedono tante cose, quindi bisogna lasciare andare queste cose. Abbiamo il 9 di bastoni, che ci dice che appunto siamo vicini a un obiettivo che ci siamo prefissate, quindi stiamo lavorando su qualcosa, può essere un qualcosa per quanto riguarda il lavoro, ma può essere qualcosa per quanto riguarda la famiglia, e siamo vicini all'obiettivo, siamo vicini alla riuscita di questa cosa che noi stiamo facendo. L'asso di bastoni che indica una certa crescita, l'inizio di un'attività, dei viaggi magari di lavoro che dobbiamo fare, e il 3 di bastoni, quindi un'attesa, sta per iniziare un qualcosa di nuovo. Quindi dimentichiamo le offese ricevute e rivolgiamoci verso questa cosa nuova per quanto riguarda il lavoro, la famiglia, la nostra nuova vita che sta nascendo. Vediamo che accade per quanto riguarda l'amore adesso, in generale. Vediamo l'amore che l'abbiamo lasciato per ultimo, se arriva questa persona nuova per noi single. Vediamo come si apre. Esercizio fisico. Corri, cammina, nuota, comunque muoviti. Ti sentirai più felice ed energico. Quindi dobbiamo fare sport, che ci fa bene anche alla salute psichica. E dice che qui siamo dipendenti, ossessionati da qualcuno o da qualcosa. Abbiamo una certa ossessione per qualcosa. Può essere anche un attaccamento morboso per delle persone o delle cose in particolare. Abbiamo il cavaliere, il cavaliere di bastoni, che ci ammonisce, ci dice di non essere troppo impulsive, troppo immature, di non fare le cose troppo velocemente, di pensare, di ponderare le cose prima di farle, eh?
Poi c'è questo 4 di denari che indica che in questo momento, che ci sentiremo, diciamo, non adesso, ma ci sentiremo nei prossimi 2 mesi un po' chiuso, un po' più rigido, un po' più poco disponibili nei confronti dell'amore in generale, dell'altro sesso. E poi abbiamo questo 9 di denari che indica che comunque noi siamo delle persone molto capaci sia nel lavoro che nella vita. Quindi diciamo che per quanto riguarda il lavoro, la salute in generale, siamo messe bene. Vediamo adesso se arriva questa persona. Quindi adesso rifacciamo le carte e vediamo questa persona se arriva nei prossimi 2 mesi. Vediamo. Quindi arriva questa persona per i prossimi 2 mesi, nonostante che noi ci sentiremo chiuse, non tanto ben disposte verso il sesso maschile, avremo un po' di titubanze, magari per altri motivi, per motivi magari che abbiamo di lavoro, saremo magari un po' troppo attaccate alle questioni di lavoro. Fondo mazzo, 3 di spade. A quanto pare siamo un po' forse concentrate troppo o sul lavoro o sulla famiglia, non riusciamo a vedere. Quello fa uscire come un dolore. Prima è uscita la carta dell'ossessione. Probabilmente siamo un po' troppo prese in questo momento, troppo attaccate alle cose materiali in un certo qual modo, perché il lavoro, anche le controversie familiari, più o meno sono delle cose materiali, quindi magari non ci stiamo troppo occupando della nostra psiche. Vediamo. Vedete, usciamo come regine di spade. Allora, ci siamo risvegliate, perché è uscita la carta del giudizio. Allora, ci siamo risvegliati o ci siamo risvegliate? È vero. Però, per alcuni di voi, alcuni di noi, siamo un po' troppo attaccate a cose che magari non sono importanti. Abbiamo alzato le nostre difese, le nostre barriere. Stiamo resistendo a qualcosa, ma questo qualcosa magari non è quello che noi veramente dobbiamo fare. Ci stiamo attaccando a qualcosa che forse non è quello che noi veramente vogliamo, anche se pensiamo che ci possa portare alla felicità. E esce questa carta delle stelle, della speranza, dell'amore nuovo che può arrivare per noi. Ancora il 3 di bastoni. Ragazze, siamo talmente prese da altre cose che in questo momento ci sembrano molto importanti, soprattutto il lavoro, credo, o magari anche i soldi. Magari alcuni di noi, alcuni di voi hanno problemi di soldi in questo momento, non riescono a vedere. Eppure c'è la carta qua del giudizio, della guarigione, delle cose belle che arrivano, del risveglio. Ma noi siamo fissate su un qualcosa che forse nei prossimi mesi non si rivelerà così importante come noi crediamo. Vediamo perché. Ci dice di tenere aperta la nostra mente, di allargare i nostri orizzonti e di fare uno sforzo. Esprimi il tuo amore. Allora, per i prossimi 2 mesi, marzo-aprile, credo che rimarremo ancora single, rimarrete ancora single, perché siamo presi o prese da cose, da altre cose, e non vediamo. Abbiamo come un blocco e non riusciamo a vedere quello che dovremmo vedere.
come le persone che hanno davanti qualcosa ma non lo vedono. Quindi ci siamo talmente chiuse o chiusi che noi adesso l'amore non arriva, perché proprio noi non siamo ben disposte verso l'amore. E comunque dobbiamo prima di tutto amare noi stessi prima di amare gli altri. Qua dobbiamo un attimo rivedere la nostra posizione, le nostre posizioni, le vostre posizioni, voi singoli dello Scorpione. Non siamo ancora pronti per una relazione, perché siamo presi o prese da altro. Questo mi dice. Cucitelo su di voi. A me mi corrisponde, però voi vedete se lo cucite su di voi. Quindi va bene. Il resto va bene. Insomma, il lavoro, la salute, però questo amore ancora non arriva per i prossimi due mesi. Vedremo poi cosa accadrà. Quindi tra un mese e mezzo lo rifacciamo e vediamo se finalmente arriva l'amore per noi single dello Scorpione. Almeno mi dice così. Cucitelo su di voi. Ovviamente prendete sempre con le pinze quello che viene detto, magari domani incontrerete subito l'amore della vostra vita, però, oppure traete un messaggio da queste carte che sono uscite voi dei single. Adesso passiamo ai ritorni alle coppie sempre dello Scorpione, ok? Vediamo cosa dicono le carte. Allora, prendiamo delle carte, qua delle carte degli unicorni, per aprire la stesa. Prendiamo tre carte. Una. Dunque, vediamo la situazione da cui partiamo, vedremo la situazione di cui partiamo, poi vedremo la situazione attuale nostra e poi diciamo il futuro, questi due mesi che ci aspettano, come andranno, diciamo, questi ritorni, se ci saranno oppure no, e come andrà anche il lavoro, come andranno il lavoro e la fortuna. Vediamo cosa viene fuori. Allora, vediamo queste carte qua. Prendiamo tre carte per la situazione da cui venite. Mi veniva a dire veniamo perché anch'io sono dello Scorpione, ma poiché single l'ho fatto con gli amici e le amiche single, quindi ora lo faccio per voi. Aspettate il ritorno della persona amata. Ok, vediamo. Allora, prima vediamo la situazione da cui venite, da cui state venendo. Quindi, prima guardiamo la situazione da cui state venendo, poi guardiamo le altre. Allora, prima queste. Da dove arriviamo? Da dove veniamo? Sii te stesso. Sei una persona meravigliosa, sii felice di essere te stesso. È tempo di ritirarsi dal mondo. La luna, la temperanza, re di spade. Allora è venuta già fuori la situazione di attesa per questo ritorno. Quindi da dove venite? Da una situazione già di attesa, per cui mi viene da dire che già è un po' di tempo che voi aspettate il ritorno di questa persona, perché vedete uscite la carta del tempo di separarsi, quindi la separazione con questa persona è già avvenuta e al momento la persona non è ancora tornata, perché questa carta della temperanza è una carta che ha a che fare col tempo, con la pazienza, quindi ci vorrà ancora del tempo perché questa persona ritorni da voi. Ci sono delle cose
che sono rimaste segrete, oscure, una certa disillusione. No, la luna è una carta un po' del vedo non vedo, quindi sono delle cose che non sono chiare, non c'è chiarezza nel rapporto con questa persona con cui, diciamo, le cose sono finite. Questa persona che viene raffigurata dalle carte come tipologia, come un re di spade, che potrebbe essere un segno d'aria, e cioè bilancia, acquario, gemelli, o avere l'ascendente in bilancia, acquario, gemelli. Ok? Il re di spade di solito è una persona che ha alzato moltissimo le sue barriere, una persona molto orgogliosa, quindi probabilmente questa persona nel momento in cui vi siete lasciati sicuramente se l'è legata al dito, per cui probabilmente non, diciamo che non è molto ben disposto a ritornare nella vostra vita. Perché questi personaggi sono così, no? Tipo quello là della pubblicità di una volta, c'è cioè un uomo che non deve chiedere mai, no? E sono delle persone che di solito sono molto logiche, molto razionali nelle cose, pensano tantissimo prima di fare una cosa. Probabilmente questa persona sta rimuginando sulla relazione, sul fatto che è andata male e perché, non perché, sugli errori che ha fatto con voi e probabilmente non crede che voi possiate raccoglierlo benevolmente nella vostra vita. È una persona che di solito è molto colta, può essere un avvocato, un giudice, una persona comunque esperta anche di politica. Un uomo che sa parlare molto bene, molto intelligente e di solito è sopra i 40 anni, può essere anche un militare, comunque avere un certo ruolo per quanto riguarda il suo lavoro. Vediamo questa persona, se la vediamo ancora, perché qua parliamo del passato, quindi come è finita la situazione. Adesso queste ve le lascio qua e vediamo le altre, perché così magari poi se si collegano con queste qui che abbiamo visto. Creatività. Disegna, dipingi, pensa e agisci in modo creativo. L'anima gemella. Allora, vediamo che questa persona di cui aspettate il ritorno a quanto pare è la vostra anima gemella. Ok? Quindi è una persona con cui comunque in un certo qual modo voi non riuscite a staccarvi da questa persona, magari litigate, vi mettete insieme e poi vi lasciate, vi mettete insieme e poi vi lasciate. Questi sono i tipi di rapporto che durano per tutta la vita e non finiscono mai. Sono questo genere di rapporti qua, in cui non si riesce a fare a meno l'uno dell'altro, anche quando non ci si sente per tanto tempo, non ci si vede per tanto tempo, il pensiero rimane attaccato a quella persona. E probabilmente questa persona vi spiegherà anche sui social. Però abbiamo detto una persona che in questo momento continua a tenere alte le sue barriere e a non voler ritornare nella vostra vita, anche se vi pensa per orgoglio. Questa carta vi dice di cercare di essere un po' creative, di fare cose rilassanti, perché probabilmente oggi siete molto tese, molto tese. Ma il destino cambia, è uscita la ruota della fortuna. Il destino continua a cambiare e potrebbe cambiare in vostro favore, perché mi uscite questo 10 di coppe che indica gioia in famiglia, cose belle. E abbiamo l'eremita. Allora, in questo momento voi state riflettendo, forse anche lui, la persona di cui avete chiesto. Quindi c'è questa riflessione, magari da parte di entrambi. Perché secondo me voi, nessuno di voi due si è dimenticato dell'altro, voi volete questa situazione, la sognate di ritornare così gioiosi insieme. Però c'è questa ripicca, questo non voler fare il primo passo. Vediamo in futuro, marzo, aprile, cosa accadrà. Gli amanti. Beh, direi che amanti, anima gemella, ve li metto qua. Asso di bastoni, amore. Può indicare anche un inizio di attività e dei viaggi, però. Però
anche che le cose si mettono bene. Guardate, cioè praticamente questa carta l'ho anticipata prima ancora che usciva, l'ho sentita, l'asso di coppe che appunto indica nuovo amore e felicità prima ancora di tirarla fuori. Fai uno sforzo perché le cose vadano bene. Ah, mi capisci gli animali, a quanto pare o lui o voi amate gli animali. Quindi che dire? Allora, sicuramente questa persona, le prospettive ci sono perché ritorni nella vostra vita, perché ancora voi due vi pensate. Questa persona è la vostra anima gemella. Vediamo cos'altro possiamo dire su questa faccenda. Comunque anche il lavoro va bene, perché è uscito l'asso di bastoni, e comunque questa armonia, questa gioia, quindi anche il lavoro va bene. Come dice quella carta, voi siete delle persone molto creative. Vediamo qualche altra cosa. Il mago. Ancora una volta abbiamo il favore da parte del destino. Il destino è a vostro favore. Vedete, il 10 di coppe, la felicità, la completezza in tutto. Soddisfazione in tutti i campi. Fortuna. Ancora una volta il 10 di denari. Questa addirittura è una carta che indica anche la scoperta di un tesoro. Allora, non è detto che non arrivino anche dei soldini in questi due mesi da qualche parte. Magari dove stai aspettando dei soldi. Qua il ritorno della persona c'è. Sicuramente questa persona ritornerà di nuovo nella vostra vita. Voglio prendere un altro mazzo. Vediamo questa persona più o meno se arriva entro questi due mesi. Vediamo se ci dice qualcos'altro su questa persona, su questa persona, qualcos'altro su questa persona, qualcos'altro. Vedete, festeggiamenti. Quindi probabilmente voi questa persona la rivedrete, forse anche per caso, a una festa, a una celebrazione. O magari tramite comuni amici vi rivedrete in un posto. Perché c'è il reincontro tra di voi e questa persona. Quindi sì, entro aprile voi questa persona la rivedrete. Può essere anche per caso. Questo bel rodi spode. Va bene. Poi per il resto tutto bello, quindi è un bello oroscopo, complimenti voi che aspettate il ritorno dello scorpione. Spero veramente che corrisponda al vero e che questa persona torni da voi, ve lo auguro. Va bene, niente che dire, io ho finito, spero che l'interattivo vi sia piaciuto, le carte veramente sono tutte molto belle. E niente, ci vediamo la prossima volta. Un salutone dalla vostra amica Perla, ciao!